Giusto. Perciò quando io vedo le ragazze Suzuki, le ragazze Harley Davidson, le ragazze KTM, Honda, con i pantaloncini, le minigonne, il push-up, il cui unico ruolo umano è stare così su una moto, io provo una sensazione estranea, aliena, aliena. Mi è rimasta in mente una ragazza in particolar modo, in uno stand Honda. Questa ragazza, molto carina ovviamente, ovviamente, capelli biondi raccolti in uno chignon, camicetta bianca, gonnellina rossa, ovviamente quella a pieghe, classica da scolaretta, e parigine, che sono le calze sul ginocchio, parigine bianche e tacco con il laccetto sul dorso del piede. Insomma, era vestita da scolaretta. E questa ragazza stava seduta su una moto da corsa. Ora, la moto da corsa ti costringe a stare piegata in avanti, giusto? Quindi il tuo corpo è sopra il serbatoio. Ma questa ragazza era seduta all'indietro. Quindi la sua farfallina era proprio sul serbatoio. Questa ragazza aveva la Gioconda pigiata sul serbatoio. Sembrava un film di Tinto Brass. Non sembrava più il salone della moto. Voi immaginatevi che io ho una moto da corsa davanti, io sto così. Giuro, ragazzi. Vi giuro. Sembrava di essere sul set scadente di un film porno anni 90. Sapete che magari mi si è rotta la macchina o il frigorifero, oppure il maggiordomo, l'orfano ricco di famiglia, e poi si scopa. Sembrava davvero di essere su un brutto set pornografico. Ripeto, perché non voglio sembrare bigotto o non lo so, o qualsiasi altra cosa chi guarda il video si potrà tirare fuori. Perché è interessante notare che quando si dice la verità, o quando si dice quello che di solito non si sente, improvvisamente si è insultati. Se io ora dicessi Berlusconi è un porco, probabilmente avrei 1.000 fan. Se io però dicessi Berlusconi non è il problema dell'Italia, adesso che lo abbiamo tolto dalle palle, pensiamo a tutti gli altri. Perché se voi credete che l'unico problema dell'Italia sia Berlusconi, siete davvero, ma davvero ingenui, probabilmente mi odierete. Nonostante non abbia detto una cosa contro di voi, ho semplicemente ampliato il discorso. Il problema dell'Italia non è Berlusconi. Il problema dell'Italia è Berlusconi e tutti gli altri. Giusto? A me la vagina piace. Oh sì, mi piace. Mi piace, ragazzi. È come il gelato al pistacchio, come la sette veli, come le lasagne, come le arancine, come pedalare con la strada in discesa. Sì, capite? Però, ragazzi, quando io vedo una ragazza vestita in maniera succinta, premuta contro una moto, come se stesse aspettando di essere ingravidata, io mi scordo di essere al Salone di Milano e credo di essere al Salone della Prostituzione di Amsterdam. Cosa sto cercando di dire per evitare di offendere gli amanti della vagina o gli amanti della motocicletta? Sto cercando di dire che Vespertini, quando ha una passione, è genuino. Quando Vespertini va al Salone della Moto, non vorrebbe vedere mercificazione femminile giustificata. Capito? Si dice l'essere umano si è creato attorno a se stesso un mondo fantastico, il mondo dei balocchi. Quindi, se tu vedi una moto o una macchina, la società giustifica la presenza di una bella femmina, perché il maschio deve individuare assieme
al potere del mezzo. Quindi io posseggo un coltello, io ho il potere di uccidere qualcuno, io posseggo un telefonino, io ho il potere di chiamare qualcuno, di fare foto e di mettermelo nel culo. Quindi il maschio, parliamo precisamente del maschio, sente la necessità di individuare il potere del mezzo di trasporto con il potere intrinseco sessuale. Io ho la Lamborghini, quindi io avrò la gnocca, capite? Quella là, la vongola. Io posseggo un Audi R8, quindi implicitamente io scopo. Io scopo. Io ho una Z1000 Kawasaki, quindi il sabato sera dietro di me ci sarà seduta una porca con i controcazzi, con gli stivali a spillo, la minigonna anche se siamo in pieno dicembre, col seno gigante, il cui unico pensiero è farmi i pompini. Non è così. Sveglia, ragazzi, sveglia, non è così. Non è così. Anzi, Vespertilli vi dice una cosa con tutto il cuore. Se trovate una femmina che si interessa a voi soltanto per quello che possedete, mi dispiace, ma ho come l'impressione che non sia interessata alla vostra profonda e acculturata personalità. Credo piuttosto che sia interessata allo status simbolo che voi rappresentate quando uscite il sabato sera, perché nella mente di certe persone il Vespino significa sfigato. La Ducati Monster significa fichissimo. Io sono fichissimo. E poi un ragazzo che possiede una moto da 10.000-15.000 euro avrà i soldi. E se io mi scopo il ragazzo con i soldi, io me la passo bene. Quindi, signori, stavolta sto parlando solo ai maschi. Sto parlando ai maschi, a noi sto parlando. Quando andate al Salone di Milano nel 2014, non lo so, cazzi vostri. Cazzi vostri, quando andate al prossimo Salone di Milano e vedete una ragazza che viene pagata per fare la troia su un veicolo, non siate così entusiasti di una tale visione. Perché io lo so, gli ormoni sono forti. Gli ormoni sono forti, le palle sono forti, le palle, proprio quelle che abbiamo tutti noi sotto il pisello, capite? Le palle. Quando andiamo al Salone di Milano e vediamo 30, 40 stand pieni di femmine, oh, ma sono confuso, aiuto, mi fai una foto? Ma poi finisce lì. Poi finisce lì perché quelle ragazze intascano i soldini, si vestono e già vi hanno scordato. E voi? Voi rimanete con l'acquolina alla bocca, sperando che un giorno potrete ottenere il veicolo simbolo e ottenere la vagina simbolo. La società ci ha detto che veicolo e vagina vanno di pari passo. Io ho il veicolo costoso, quindi io devo avere una femmina bella accanto a me. Non c'è cazzata più grande di questa, perché io conosco ragazzi pieni di soldi, soli, e conosco ragazzi umili e simpatici che hanno fidanzate stupende, cazzo della miseria. Dopo questa introduzione, gradevole o sgradevole, perché sono sicuro che riceverò tanti gladiatori in giù. Però ragazzi, io non ce la faccio. Io non ce la faccio a far finta di piacere, di farmi piacere qualcosa. Io non andrò mai da voi a dirmi che mi piace Assassin's Creed. Non dirò mai che mi piace Emis Killa. Non dirò mai che mi piace. Non lo so. Jim Carrey. A me Jim Carrey non piace. L'unica parte in cui Jim Carrey mi è piaciuto, almeno finora, perché mi mancano alcuni film, è Yes Man. Il film dove lui,
Per ritrovare, diciamo, se stesso, si convince che deve dire sì a qualsiasi proposta. Yes Man è un bel film e Jim Carrey lì mi è piaciuto. Ma quando Jim Carrey fa lo stupido in Ace Ventura o in qualsiasi altro film in cui fa lo stupido, a me Jim Carrey non piace. Datemi pollici in giù, me ne sbatto la minchia. A me Jim Carrey non piace. Quindi non verrò mai a dirvi che sì, mi piace la ragazza bella sul veicolo, perché non è così. Non è così. Lo sapete cosa mi piace? Mi piace lo stand con la tuta in pelle di Goldrick. La tuta di Goldrick, cazzo! Non mi piace la ragazza che non capisce un tubo di motori, ma viene pagata sistematicamente per essere bella sopra un veicolo. Il prossimo video sarà incentrato di più sulle moto, sulle foto e sulle mie esperienze di Milano, perché siamo già a 25 minuti, quindi non voglio tediarvi. Comunque, al di là di quello che ho detto, è stata un'esperienza interessante, utile, utile come tante cose. Però, ragazzi, sul serio, vagina e moto non c'entrano un cazzo. Uscite dal lavaggio mentale, uscite. La vagina non sta bene dentro una Lamborghini e un copertone non sta bene sopra una vagina. Cioè, capite, ragazzi? La società ci ha lavato il cervello per secoli per farci accettare come normali delle cose che non lo sono per niente. Delle cose che non lo sono per niente. Da Vespertini è tutto per adesso, ci vediamo fra poco quando farò gli altri video. Bacetto!